Il Legnano reduce da 3 risultati utili consecutivi fa visita ad una castellanzese ferita e che sogna il sorpasso. Mister Punzi vara l'attacco leggero con Mamadou Koné e Rocco là davanti. Un attaccante aggiunto ormai da tempo è capitano alpino, che in avvio sfrutta l'uscita incerta di piloti e insacca di testa, mandando in delirio i tantissimi arrivati da Legnano e dedicando il secondo gol in altrettante settimane alla dolce metà. La castellanzese subisce il colpo e si vede qui palla persa sanguinosa e Rocco prende la mira mettendo di poco alto di destro. Legnano padrone del campo e quando Ravarelli va a cercare l'insolita sponda aerea di Mamadou Koné ci pensa Rocco a tramutare il pallone spizzato in un assist che Staffa non spreca mandando in visibilio compagni e tutto lo stadio di Fedelilla. La castellanzese spalle al muro si fa vedere con questo tiro velenoso di Cocuzza deviato da Arpino ed è proprio il capitano a murare poi il colpo a botta sicura di Mandelli. Nel finale di primo tempo è invece la traversa a negare a Bagatini il gol che avrebbe potuto riaprire la contesa. Nella ripresa si ricomincia con questa iniziativa di Rocco che fa tutto bene ma non inquadra la porta una volta caricato il tiro. Dalla panchina esce Vernocchi che qui prova il tocco sul pallone messo in mezzo da Pagani ma viene murato da un avversario. Il centrocampista sfiora il gol anche con questo mancino che per poco non premia il gran lavoro di un altro subentrato come Banfi. Vernocchi ci prova da tutte le posizioni qui con un pallonetto impreciso dalla distanza con il pallone che si perde alto. La castellanzese non trova sbocchi e ci prova con il gran mancino di Ababio. Dall'altra parte sfiora il gol dell'ex che avrebbe bissato quello dell'andata Banfi che mette paura a Pilotti. A livello di voglia non c'è mai stata gara e l'emblema è Banfi che non arriva sul pallone ma la respinta corta di Esposito vede Pagani avventarsi e fare 3-0 scatenando ancora il popolo Lilla che farà festa da qui al triplice fischio. L'ultimo ostacolo per blindare la porta per la quarta volta consecutiva è questa punizione su cui Ababio non trova il guizzo. 3-0 è il risultato finale per un Legnano che ora vuole essere la mina vagante del girone di ritorno.